Sì, allora, prima di tutto, come lei sa, noi abbiamo proposto degli emendamenti qualificati e pochissimi all'Italicum. Noi siamo particolarmente così focalizzati su quello che è il premio di vista. È vero che è stato oggetto di trattative anche con noi il premio di vista, ma noi chiaramente abbiamo fatto degli emendamenti sul premio di coalizione, siamo preoccupati da questo punto. E poi altri due emendamenti, uno sull'apparentamento e un altro ancora sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, quindi l'entrata in vigore dell'Italicum proprio in ragione di quello che ha detto prima il collega Datorre, che noi vorremmo spostare dal 2016 al 2017. Però io non credo, io ho una visione un po' diversa, io non credo, come dice Datorre, che queste mosse di Renzi siano mosse tattiche per anticipare un voto e lasciare al proprio No, io le destino chiedo le però se secondo riforme. lei è una cosa realistica, cioè se è una mossa e soprattutto cosa farebbe Forza Italia? No, io non credo sia una Cioè voi mossa Senato realistica. elettivo? Io non credo sia una mossa realistica. Io, guardi, personalmente nel mio partito sul punto del Senato elettivo ci sono e ci sarebbero delle posizioni che andrebbero discusse perché ci sono sensibilità diverse. Io personalmente sono una di quelle che era convinta su queste riforme proprio perché il Senato non era più elettivo, nel senso che io sono convinta che ha un senso una riforma del Senato nel momento in cui diventa una Camera dove si incontrano i rappresentanti regionali, che in questo modo vengono in qualche modo vincolati alle decisioni dello Stato centrale e quindi si elimina quel conflitto di competenze che nel nostro Paese è inciso sul PIL, perché la situazione di questo Paese era che un imprenditore quando deve fare una cosa va alla concorrenza tra Regione e Stato. Quindi per me le riforme hanno senso se c'è quella roba lì, se non c'è quella roba lì obiettivamente non se ne capirebbe più il senso. Però ripeto, io non la vedo così, io non credo che questo sia l'obiettivo di Renzi, io credo il contrario, io credo che Renzi voglia invece incassare velocemente le riforme come erano state discusse, senza sconfessarle e farci poi lì una campagna elettorale referendaria Quindi di lei dice non fa conferma. sul serio, non fa sul serio con Secondo questa proposta. me non è questo, non, secondo me almeno io credo non sia la sua reale, insomma, la sua Va reale bene. volontà.